I miei avvocati hanno tentato di buttarla sull'infermità mentale. E al momento della sentenza volevano farmi dichiarare che non intendevo bruciare la chiesa. Dicevano che forse avrei smosso a compassione qualche membro della giuria, che era stato un brutto incidente. Magari non mi avrebbero dato la pena di morte, ma io certe cose non volevo farle sapere a nessuno. Alla base di tutto c'era la costante, il tempo è la migliore amica del tempo, la transitorietà, la bellezza e la tragicità di un fiore di corniolo che cade. C'era di mezzo qualcosa del genere. Ho deciso che le mie ultime parole saranno più o meno su questa falsariga, su come alla fine la vita ci tradisce tutti. Perfino adesso sto ancora pensando al futuro. Mi manca Cleo, mi manca Paul. Ho fatto male anche a loro, non dimentichiamolo. Ho fatto cose orribili. Una volta ho picchiato mia madre, ho distrutto la macchina di uno sconosciuto e ho rubato 3.000 dollari a mio padre per strafarmi. A 14 anni ho saltato il funerale di mio nonno perché non volevo smettere di giocare ai videogiochi. Ho ucciso e sarò ucciso. Non è andata sempre bene, non è andata sempre male. Alla fine le cose diventano più chiare. La vita è stata ciò che ho fatto fra l'alba e il tramonto. È strano esistere così, come quando da bambino mi piaceva tanto prendere il treno per Asheville. Mi mettevo sempre nell'ultima carrozza, guardavo le rotaie dietro di me e il paesaggio che man mano compariva. Comparivano cittadine solitarie che poi svanivano in lontananza. Sognavo di abitare in quelle cittadine. Probabilmente non sarebbero state meglio di Harmony.